Buongiorno ragazzi e forza Napoli! Allora, ieri non ho fatto il video di Napoli-Barcellona perché vi dico la verità, stavo proprio stanchissimo e quindi sono andato a dormire. Anche se vi dico la verità, vi parlo proprio chiaro, ma secondo me non è perché era stanco solo, è perché la partita mi ha fatto stancare e stando sul divano. Mi giuro sui miei figli, mi sono perso un gol e Osimhen. Poi giustamente dopo l'ho visto, mi sono perso. Vabbè, comunque quegli attimi ogni tanto cercavo di, diciamo, di addormentarmi a tratti. Perché? Perché per me è stata una partita proprio da addormentare. Non è una partita dei Champions, per carità, Ma passare e possiamo passare sto turno, eh? Possiamo passare sto turno. Ma passare sto turno giustamente per fare cassa. Ma poi ti ferma per forza, ti devi fermare per forza. Che giocando così, con questa poca creatività, sinceramente, che faccio dice? Aria, ma dove andiamo? Non pensiamo proprio. Ma rule me, certo, mamma ha cambiato il terzo allenatore, cioè Calzone. Io mi ricordo il Calzone con cicoli e ricotta, voglio assaggiatelo che chi è saporito. Ma credetemi, è imbarazzante una squadra che è campione d'Italia l'anno scorso, ma stracciata di tutto. Di tutto, ma papà, bello, ma come c'eri? Tre allenatori in un anno, Garcia, Mazzarri e mi è venuto Calzone. Beh, prima partita di Calzone, perché già è, allora esonerare un allenatore a due giorni di distanza alla Champions non è che fosse una grande cosa, attenzione, però diciamo che la musica non cambiava, perché con Mazzarri secondo me bruciava, potevamo purtroppo fare già cose, perché io non ho visto tanto. Miglior voto Meret, anche se Meret per me, ma io sono andato fuori, ma se proprio se ne è da fuggire subito, non mi era proprio sicurezza, mi pare proprio un pesce pigliato che ha botto, scusate, non so, ci voglio, non mi era sicurezza. Ha fatto belle parate, infatti se potete vedere, avete visto ovviamente la partita, hanno impegnato questo mediocre Barcellona, perché chi sta in un mediocre Barcellona, non è quel Barcellona là. Pensate se era il Barcellona là, veramente là che ci volevo pallottolire, però comunque quel Barcellona là, chi sto qua, scusate, ha impegnato il portiere, è stato, allora noi abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti senza dire morto, giustamente che ci siamo alzati un po'. E poi dopo, il secondo tempo, è meguato l'ultimo quarto d'ora. L'ultimo quarto d'ora che è mai segnato, appunto, che l'azione che ha segnato Osimhen. Ecco, manca l'attaccante. Ma no che ha mancato Osimhen, manca l'attaccante, perché sinceramente là con un attaccante di razzi che guarda la porta e compagnia bella, in Napoli, giustamente facendo gol, sai, nato spirito, ma non è perché manca Osimhen, perché sinceramente ho fatto già il video e quello sarà, così bene se ne è dei quanto prima, ma può pure portare la Champions, ve la può pure portare la Champions, ma se ne è dei quanto prima, ve la può pure portare, gli dico una cosa, i fantasogni, quello che sì. Quindi ieri, se devo dire, allora, se devo dire come nuovo allenatore, eccetera, compagnia bella, approccia la squadra, beh, potrei dire un buon Napoli. Potrei dire, perché giustamente cambia allenatore,
però mush. Ma ovviamente, ma adesso vediamo un po', perché sto Cristiano che è vice allenatore, no, è l'allenatore della Slovenia, a squadra di Amsic, che stava pure lui al Slovenia o Slovacchia, a Cecoslovacchia, vabbè, comunque voglio un imbroglio, non ne volete male, che poi Amsic è il vice di lui. A me farebbe piacere che, come sulla panchina, ci stesse pure Amsic, perché quello nella nazionale, Amsic è il vice di questo allenatore qua. Questo allenatore qua è stato il vice di Sar e il vice di Spalletti. Lo vedo più temperato a questo, devo essere sincero, guardandolo in viso e tutto, lo vedo più temperato. Non gli dico che diamo tempo, perché non otteniamo tempo. Il tempo non otteniamo. Però voglio essere fiducioso, perché come primo approccio questo allenatore, facendo una partita di Champions, spezzi di gioco oppure di pressione si è visto già, si è visto già. Mo gli dobbiamo dare il tempo, mo facciamo la partita di campionato e vediamo un po' come sta la situazione. Che dire, un pareggio buono, perché ovviamente rispetto che tu si perdiva 3-0, 4-0, quindi è più che bene. Come dico, che se questo Napoli ha vinto il campionato l'anno scorso, che è lo stesso, ci manca solo Kim, vabbè, mo se n'è andato pure Hermas, eccetera, mo in questi casi ha chiesto Barcellona, vedendolo giocare stasera, ok, ha avuto, diciamo ieri sera, ha avuto le sue occasioni, eccetera, vabbè, ma niente di che, noi potremmo battere, ce la possiamo fare per fa cassa, per andare ai quarti, che giustamente mamma fa cassa, perché sicuramente, ma adesso l'anno prossimo ci sarà una buona rivoluzione, nel senso che, perché non potremmo fare queste figure in pratica, no, non le possiamo fare. Quindi mi accontento di questo pareggio, mi ha fatto addormentare ieri quella partita, a differenza, perché giustamente a me mi piace il calcio giocato, non mi piace o risultato solo. Il risultato è bello, finale, ok, perché l'arrivano i tre punti, ma a me mi piace il calcio giocato. A differenza di Inter Atletico Madrid, è stata una partita che l'Inter là, se vinceva 3-0, ne aveva rubato niente, anche se c'era un dubbioso rigore diciamo per l'Atletico Madrid, però voglio, parliamoci chiaro, l'Inter c'ha proprio, tenne proprio un gioco che è diverso, è tutta un'altra cosa, capite? Proprio la fluidità di gioco, invenzione di gioco, di giocate, verticalizzazione. No, vediamo gli spazi. Benvenuto Calzona, ma io ti preferivo con Gigoli e Ricotto. E niente, raga, questo è il mio pensiero. Ma questo allenatore qua mi dispiace per Mazzarri. Perché Mazzarri, andandosi Garcia, che ha fatto peggio Garcia, giustamente sapeva che comunque doveva fare una cosa in più, invece ha fatto una cosa in meno, e mi dispiace, perché, e a Mazzarri lo ringrazierò sempre, lascia stare che comunque ci ha buttato ancora chissà da merda, perché è una bravissima persona, merita solo rispetto Mazzarri, è buona vita, buona fortuna a chi andrà a allenare. Quando Napoli, caro Mazzarri, non è cosa dove giù. È passato il tempo di... è passato. Purtroppo, ma io non mi piglio con gli allenatori. Che mo vedremo anche con Calzola. Vedremo in queste ultime partite che rimangono fino a giugno, a maggio, quant'è?
che sia la testa di quello. Per esempio Osimhen, prima del gol, che cazzo ha fatto? Ditemi mica ha fatto prima di quell'azione del gol che ha fatto. Ah sì, ci manca l'attaccante, ci manca l'attaccante sott'apo, ma non è che ci manca Osimhen. Mo ce l'abbiamo, lo sfruttiamo fino a giugno, che poi sono addio a cacà e subito. Che dia una mano a me a rattoppare un po' tutte queste cose. Ce la possiamo fare per accedere ai quarti, perché parlamoci chiaro, sto Barcellona non è tanta roba, non sta macise, però ce la possiamo fare con un po' impegno in più, ce la possiamo fare, ammagriamo un pochino, questo è. Vabbè raga, io vi saluto, un bacio, sempre Forza House, sto andando a lavoro. E questo video forse lo vedrete più tardi stasera, quindi chi lo vede stasera, buonasera, ciao a tutti, un bacione, sempre Forza Napoli, sempre, perché tutto riesce calcisticamente parlando è munnezza sigile, ecco Pippo di che fa, ciao a tutti e Forza Napoli.